Amici di Battista 70 Phone, iniziamo a parlare degli indossabili abbinati alla serie Galaxy. Sappiamo che tra dispositivi e tablet sono circa un 20-25, ora non ricordo di preciso. Iniziamo col Samsung Gear 2. Andiamo a vedere la dotazione. Nella dotazione abbiamo un alimentatore da parete, in questo caso è una versione inglese. Qui abbiamo la micro USB, a differenza del precedente. L'aggeggio, diciamo, per metterlo sotto carica è molto ridotto. Si vanno ad agganciare i pin in questa posizione e poi si aggancia semplicemente il cavo micro USB fino a che non è completamente carico. Quindi è anche, diciamo, molto più portatile rispetto al precedente, come potete notare. Vediamo un po' le caratteristiche velocemente del Gear 2. Abbiamo delle dimensioni ridotte, 58,4 x 36,9 per 1 cm di spessore. Il peso è molto contenuto, sono solo 68 grammi. Comunque potete vedere che rispetto al precedente, a mio modo di vedere, a parte l'estetica migliorata, è anche un po' più leggero, diciamo, è più maneggevole come orologio. Dotato di ingresso USB 2.0, come abbiamo visto, Bluetooth versione 4.0. Il display è di tipo Super AMOLED da 1 pollice e 63, 320x320 la risoluzione, un processore dual core con 512 MB di RAM, il colore è solo questo, black. Abbiamo una memoria interna da 4 GB che ci permette di immagazzinare sia foto che qualche brano. Infatti, diciamo che ci sono delle funzioni che possono essere effettuate anche senza l'aggancio al telefono. Dopo ve ne parlerò. La risoluzione della registrazione video, dato che registra anche dei video, qui sopra abbiamo la fotocamera, è in HD 1280x720 30 fps. E la fotocamera è da 2 megapixel con messa a fuoco automatica, per cui possiamo vedere che ha decisamente una buona, diciamo, risoluzione per essere una fotocamera così piccola. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo, in questo caso è già abbinato, per farlo funzionare, per abbinarlo col telefono, bisogna installare il programma apposito. Andiamo ad aprirlo, Gear Manager, idem ce ne sarà uno anche per il Gear Fit che poi andremo a vedere. Possiamo cambiare lo styler della schermata home. Io ad esempio ho scelto una mia immagine, possiamo cambiare il tipo di orologio. Io ho scelto quello col meteo, ma possiamo mettere contapassi, orologio digitale, doppio, evento, stile 1, stile 2. Insomma, abbiamo diversi orologi, come pure abbiamo diversi sfondi già di serie. O se preferite, come ho fatto io, ne potete installare uno vostro. Esult, possiamo trasferire i dati del contapassi, possiamo trasferirli ora oppure possiamo decidere di trasferirli ogni quanto vogliamo. Le notifiche, possiamo decidere quale tipo di notifiche abilitare, il tipo di anteprima, mantenere lo schermo spento e c'è la possibilità di implementare varie notifiche, notifiche generali. Io ad esempio ho abilitato quelle per la mia applicazione Facebook, gestore delle pagine, Gmail, Google Plus, Hangouts, WhatsApp, LinkedIn, Messenger. Insomma, ne ho abilitate un tot, diciamo, Tweetcaster anche, per averlo, diciamo, sotto controllo. E devo dire che non è assolutamente male, perché l'anteprima comunque è abbastanza vasta. Qui ci sono tutto un controllo delle varie, alcune applicazioni sono, diciamo, modificabili, tipo il calendario, la fotocamera, il cronometro, l'email, insomma ci sono varie impostazioni. Watch on, molto carino, poi vi farò vedere in cosa consiste. Possiamo scaricare delle Samsung apps, ad esempio Salute Fitness. Se vogliamo scaricare, possiamo scaricare queste applicazioni ed installarle sul nostro gear. Utilità, social network, stile di vita, insomma abbiamo diverse impostazioni. Poi abbiamo il Trova Gear personale. Riprodurrà un suono, lo schermo verrà acceso se non vi ricordate dove l'avete messo. E qui, vabbè, ci sono varie impostazioni, ad esempio la pressione del doppio tasto home. Io ho associato alla fotocamera, di modo che col doppio tasto lui mi parte già immediatamente alla fotocamera e posso scattare una foto. Cliccando qui sopra passo in modalità videocamera e qui poi posso decidere la messa a fuoco, le dimensioni delle foto, l'audio delle foto.
Insomma, ci sono vari applicativi. Idem per quanto riguarda il video, dimensione video, tag posizione, controllo vocale. Insomma, diciamo che è una fotocamera, cioè piccolina, però è dotata, se vogliamo così dire, di tutti i comfort. Qui blocco automatico, modifica modelli di testo, chiamate in arrivo. La possiamo accettare o rifiutare con il controllo vocale, messaggi di aiuto. Insomma, ci sono diverse cose nel Gear Manager. Vabbè. Avviciniamoci, anzi, facciamo una bella cosa. No, beh, prima di indossarlo, ma peccato per indossarlo ci serve a poco. Andiamo a vedere così. Possiamo scorrere le varie schermate. Diciamo che i controlli principali, se siete in una qualunque schermata, per tornare indietro basta fare uno swipe verso il basso. In questo caso ci siamo spostati nella schermata home. Se andiamo a cliccare qui ci dà il meteo e lo possiamo anche aggiornare. Ovviamente per aggiornarlo deve essere collegato al telefono. Ci sono funzioni tipo i vari aggiornamenti, le notifiche o quant'altro che devono per forza avvenire con il telefono acceso, altrimenti non è possibile sfruttarle, idem per quanto riguarda la telefonata. Invece queste funzioni, ad esempio il contapassi o l'esercizio, che può essere la camminata, la corsa, l'escursionismo, tutto quello che vogliamo, la frequenza cardiaca, il riposo, possono essere messe in funzione anche senza avere il telefono acceso. Idem per quanto riguarda la promemoria vocale o anche il lettore musicale. In questo caso noi abbiamo implementato alcune canzoni. Come sentite, la musica viene riprodotta attraverso l'orologio. Il telefono invece no, bisogna avere il telefono acceso perché non avendo una SIM ovviamente non può funzionare. Per quanto riguarda Watch On, andiamo a sbloccarlo, adesso qui eravamo già, diciamo così, torniamo indietro, scusate, torniamo, cambia dispositivo, ripristina, facciamo ok, possiamo configurare varie cose. E tra cui adesso è stato inserito anche il condizionatore d'aria. E questo funziona senza doverlo collegare per forza al cellulare tramite connessione Bluetooth. Qui abbiamo la fotocamera, qui abbiamo i vari applicativi. E per trasportarli, ad esempio, nella schermata principale, non dobbiamo fare altro che tenere premuto l'icona e spostarla nella schermata principale. Quindi ora vedete, abbiamo una schermata in più, in questo caso vedete ci è arrivata una notifica, possiamo andare ad aprirla, va bene, sono arrivate delle altre, comunque le possiamo aprire, le possiamo scorrere, possiamo cancellarle, tutto quello che vogliamo. Come vedete la sezione delle notifiche funziona bene, poi se vogliamo andarle a vedere tutte una per una, come vedete mi sono arrivate Gmail, Facebook, Hangout, il gestore delle pagine, anche la notifica del mio sito, il nuovo articolo. Qua ad esempio quando dice per maggiori dettagli visualizza le notizie sul dispositivo mobile. Noi facciamo apri app sul dispositivo e l'applicazione automaticamente viene aperta sul nostro dispositivo. Vedete che è anche molto, molto pratico, molto veloce da utilizzare. Ok, ora questa la possiamo tranquillamente eliminare ad esempio. Le notifiche le possiamo anche eliminare tutte, tanto comunque sul nostro dispositivo rimarranno. Eccolo qua, elimina tutto. Scusate, non sono riuscito, vabbè, fa niente. Se faccio così, faccio elimina, ok. Qui abbiamo la tastiera, ad esempio vogliamo fare una telefonata, 155. Io ho provato a fare telefonate anche in viva voce, devo dire che funzionano bene. Il suono arriva direttamente dal telefono. Abbiamo la possibilità di regolare il volume. Come sentite funziona decisamente bene, poi abbiamo la possibilità anche di trasferire la chiamata sul nostro telefono, qui possiamo vedere il registro delle chiamate, possiamo richiamare oppure possiamo andare direttamente a cancellare il registro delle chiamate. Andiamo a chiudere, chiudiamo ancora, come vedete con lo swipe si torna indietro. La rubrica, possiamo decidere di impostare tutta la rubrica o solo i preferiti, ora non vado ad aprirla altrimenti si vedranno i numeri della mia rubrica. Ora non ricordo più se facendo così si dovrebbe poter eliminare l'applicazione, non viene eliminata totalmente, viene solo eliminata dalla schermata home. E dire, come vedete funziona bene, adesso vi faccio vedere anche un po' come calza, aspettate che mi tolgo i 200 braccialetti che ho addosso.
Allora andiamo a metterlo. Vediamo un po' come funziona, ad esempio, la frequenza cardiaca. Devo stare zitto, cosa per me è difficile. Pulite il sensore, quindi riprovate, forse l'ho lasciato un po' largo, aspettate un attimo. Vabbè, riproviamo ancora, non è un problema. Ok, perfetto. Allora, proviamo. Forse è largo, eh? Vediamo. Per stringerlo, vabbè, cosa molto semplice, qui sotto abbiamo, adesso vi faccio vedere, qui lo possiamo ad esempio andare a stringere, lo spostiamo avanti di un bottone, proviamo a rimetterlo, forse era un pochino largo, adesso dovrebbe essere a posto, riproviamo ancora, ha sempre funzionato. Ok, era un pochettino largo, come vedete la mia frequenza in questo momento è di 89. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi. Ecco, in questa posizione, ad esempio, per scattare delle foto con la fotocamera è molto più comodo, perché comunque riuscite a indirizzarlo meglio, riuscite ad avere meglio un senso della posizione rispetto a quando l'avete in mano. Farsi una selfie diventa piuttosto complicato, però devo dire che comunque si riesce ad utilizzare in maniera, diciamo, abbastanza facile. Insomma, che dire, è un bel aggeggino, cioè molto interessante, anche abbastanza simpatico da utilizzare, comodo perché se ad esempio non vogliamo togliere il cellulare e ci arriva una notifica dalla scatola, ciao, dalla tasca e ci arriva una notifica, abbiamo comunque la possibilità di vedere la nostra notifica. Generalmente girandolo si accende, ecco che quando lo giriamo verso di noi generalmente si accende, dipende un po' da com'è la posizione. E devo dire, abbiamo moltissime funzioni, abbiamo tutti i vari controlli, tutte le varie impostazioni. Vi devo dire che sinceramente ci ho smanettato tanto, ma il consumo della batteria non è così elevato. Ora non mi ricordo se vi ho detto, la batteria è da 300 mAh e dice che con un utilizzo frequente dura dai 2-3 giorni. Sì, posso abbastanza confermare. Sabato ero sempre lì a smanettarci. E vi devo dire che comunque ha una buona durata realmente. Poi possiamo impostare il nostro profilo per tutto il discorso del sonno, del fitness e quant'altro. È uno strumento. Adesso devo dire la verità, quello di prima non mi piaceva, questo adesso è un po' più fine, un po' più elegante, un po' più ricercato e sinceramente mi piace di più. Devo dire che adesso comincio a trovargli una maggior utilità. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.